Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Ornella Ricette che Passione. Oggi insieme prepariamo la torta alla ricotta profumata al limone, una torta soffice e deliziosa. Ci servono 220 g di ricotta di pecora o mista. Lavoriamo ad ottenere una crema. Aggiungiamo alla ricotta 80 g di latte. Aggiungiamo poco per volta in modo da ottenere una crema senza agrumi. In un'altra ciotola prepariamo la scorza grattugiata di un limone biologico. Aggiungiamo 150 g di zucchero. E adesso un piccolo trucchetto. Frizioniamo con i polpastrelli in modo da sprigionare tutto il profumo del limone. Aggiungiamo allo zucchero 2 uova intere. Lavoriamo con le fruste elettriche per circa 3 minuti alla massima potenza. Aggiungiamo al composto anche la crema di ricotta. La incorporiamo poco per volta con una spatola per non smontare il composto. Aggiungiamo 200 g di farina 00. Può essere sostituita con farina di riso. Però è meglio utilizzare uno stampo basso, non quello alto che vedrete poi nel video. Aggiungiamo la farina con la spatola, con movimenti dal basso verso l'alto. Aggiungiamo una bustina di lievito, 16 g, sempre setacciato come la farina. Versiamo il composto nello stampo imburrato e infarinato. Io sto usando uno stampo alto da 16 cm a ciambella, ma possiamo usare una tortiera da 20 a 24 cm imburrata e infarinata per una torta più bassa, ideale da usare per la farina di riso, ma anche per la farina 00 per avere una torta più bassa. Cuociamo in forno caldo statico a metà forno a 180 gradi per circa 40 minuti. 30 minuti nello stampo più basso. Una volta raffreddata, andiamo ad assaggiare la nostra torta alla ricotta, sofficissima fino all'ultima fetta. Per oggi è tutto. A presto da Ornella, ricette che passione!